Questo programma è presentato da Buonasera telespettatori di Telemia, canale 76 del digitale terrestre, benvenuti alla trasmissione 60 News. L'argomento di stasera è la tragedia umana e i diritti negati. Con me in collegamento ho il piacere e l'onore di avere il dottor Franco Corbelli, presidente nazionale dei diritti civili. Grazie dottore per aver accettato l'invito. Grazie a lei dottor Romeo, buonasera, un saluto a tutti i telespettatori. Grazie. Il dottor Corbelli è laureato in scienze economiche e sociali. Sul finire degli anni 70 fu collaboratore corrispondente giornalistico L'Occhio, diretto addirittura da Maurizio Costanzo, che qualche settimana fa è passato alle Valle Celeste e noi lo ricordiamo con grande stima e onore. Dagli anni 80 la sua prima campagna fu l'SOS della Somalia. Si occupò di diversi casi umani civili come persone bisognose di cure, sovraffollamento carcerario, detenuti malati, bambini detenuti con le madri in prigione, diritti dei consumatori, immigrazione, fame nel mondo, disabilità, diritto della parola, diritto dei Rom, contro la tortura e la pena di morte. Stasera, dottore, parleremo con lei della tragedia umana e dei diritti negati che tutti ricorderemo. Che qualche settimana fa a Cutro c'è stato, ecco, purtroppo non soccorsi, quella tragedia umana di oltre 60 morti, ancora ne stanno ritrovando purtroppo, e anche bambini con questo barcone partito dall'altra parte dell'oceano per raggiungere le nostre coste, la nostra regione, la nostra amata Italia. Dottore, ecco, in questo momento io sto parlando con una spina nel cuore, con un dolore nel cuore, ricordando questa tragedia. Allora, secondo lei è una tragedia umana non solo, ma sono anche stati negati dei diritti? Secondo lei, dottore, lascio a lei la parola per spiegare ai nostri telespettatori Telemia veramente cosa è avvenuto per questa tragedia, in questa tragedia. E purtroppo una delle tante tragedie, questa certamente ancora più drammatica. Lei diceva oltre 60, i morti continuano purtroppo ad essere restituiti dal mare, siamo quasi a 90, una trentina è minore, è qualcosa di agghiacciante, qualcosa veramente che spezza il cuore, come giustamente lei ha detto prima. Perché è accaduto? Ecco, questa è la domanda che ci si continua a porre. Io dico che non bisogna assolutamente mai, in nessuna occasione, speculare su queste tragedie, ma bisogna semplicemente prendere atto di quelle che sono state, di quelle che sono state gli errori da una parte, di quelle che sono state anche le mancanze, e cercare di prevenire, di evitare che si ripetano. Io vorrei ricordare che proprio dopo una di queste tragedie, esattamente oltre 10 anni fa, mi riferisco alla tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013, che ci ripropose le stesse scene per le bare allineate e anche le tante piccole bare bianche lì in un capannone a Palermo. Bene, dicevo, dopo quella tragedia ho iniziato anche un'altra battaglia, perché se non si dà dignità e rispetto per queste persone in vita, che si dia almeno dopo la morte rispetto e dignità, appunto, alla loro morte. Dicevo, ho iniziato una battaglia che mi auguro presto, molto presto, possa concludersi con la realizzazione a Tarsia, in un luogo simbolo, fortemente simbolico, del Cimitero Internazionale dei Migranti, che è la più grande opera umanitaria legata alla tragedia dell'immigrazione. Ecco, lì noi daremo una degna sepoltura, ma daremo soprattutto un riferimento, manterremo il ricordo di tutte queste vite, e quest'opera sarà dedicata proprio ad un bambino, uno dei tanti bambini che ha rappresentato nel mondo il simbolo
il simbolo di questa tragedia dell'immigrazione. Parlo del piccolo siriano Alan Kurdi. Tutti ricorderanno quella scena di quel bambino ritrovato sulla spiaggia con quel vestitino rosso. E tanti sono i bambini che sono morti a Cutro. E allora ritorniamo alla domanda: perché? Perché non si è fatto di tutto, al di là delle responsabilità, per evitare questa strage? Mancavano pochi. Era uno spazio ridotto quello che li separava dalla salvezza, mi riferisco alla spiaggia, eppure sono morti in quel modo atroce. E allora l'impegno deve essere questo. La magistratura farà il suo percorso, si accerteranno e puniranno le responsabilità nel rispetto della legge, ma quello che conta oggi è intanto recuperare tutti i corpi che ancora sono lì nel mare di Putro e poi impegnarsi perché non accadano più queste tragedie. E questo compito non spetta soltanto al nostro paese, ma spetta ad una intera Europa, perché è un fenomeno che riguarda tutte le nazioni del vecchio continente, non solo. Ecco, questo è quello che posso dire. Di altro, semplicemente ricordare che sono oltre 30 anni che mi occupo di aiutare i migranti, soprattutto gli ultimi, come li chiamo io, con grande affetto del mondo, e continuerò a farlo naturalmente. Dottore, lei anche si è battuto, ecco, per i diritti, ecco, durante la pandemia, durante il Covid, è stato addirittura per 3 mesi oscurata la sua pagina Facebook, nei social è stato ecco, bendato, si può dire, in modo ingiusto, perché stava dando voce a quelle persone di una certa debolezza sociale, e lei per primo si sta battendo e si batterà, si è battuto già nel passato e lo farà anche adesso e nel futuro. Perché ecco, è stato così brutalmente e così violentemente escluso e chiuso le sue è stato oscurato le sue pagine, le sue pagine di social. Perché, dottore? Ecco, partiamo da un fatto oggettivo, che Facebook ha rimesso le pagine, si è scusato per aver censurato per 3 mesi durante la scorsa estate un post, uno dei tanti per la verità. Ebbene, basta ricordare che cosa riportava quel post. Era un articolo con un mio intervento pubblicato sulla verità, con il quale io chiedevo l'istituzione di una task force per le reazioni avverse, cioè un team di specialisti, medici, scienziati, per dare assistenza e aiuto alle tante migliaia di persone che hanno avuto effetti gravi, effetti collaterali assai gravi, e che sono visti completamente abbandonati. Ecco, per questo post sono stato addirittura, come ha detto giustamente lei, in modo ingiusto e brutale, sospeso per 3 mesi. Ecco, questo dimostra che cosa? Dimostra quale violenza c'è stata purtroppo in questi anni nel nostro paese e nel mondo, solo in Italia, contro chi? Semplice come il sottoscritto, come diritti civili. Si batteva esclusivamente per difendere dei diritti sacrosanti, difendere una libertà di scelta delle persone che in modo legittimo, assolutamente legittimo, chiedevano semplicemente di poter valutare se sottoporsi all'inoculazione di questo siero sperimentale oppure no. E tantissimi non lo potevano fare, come mi scrivevano, perché avevano problemi di salute gravi, motivati, problemi di salute, altri per una comprensibile paura. Ebbene, questa gente lo dobbiamo ricordare. Questa gente è stata, anche in questo caso in modo brutale, aggredita, massacrata, criminalizzata, discriminata, ghettizzata e isolata dal contesto sociale. Sono stati privati in modo disumano di tutti i diritti, ad iniziare dal lavoro. È gente che è stata buttata nella disperazione assoluta per aver fatto che cosa? Quale crimine, quale reato avevano commesso, se non quello di difendere un diritto previsto dalla nostra Costituzione? Ecco perché ho combattuto, ecco perché continuo a combattere ogni giorno. E i fatti credo che stanno dimostrando in modo inequivocabile, e io dico anche
in modo, come posso dire, che fa riflettere, che fa rabbrividire, anzi, per usare il termine giusto, quanto noi avessimo ragione. E io non so come commentare le notizie che vengono fuori. Mentre noi venivamo aggrediti, io ho fatto 7 dirette televisive con i suoi colleghi, Carlo Tolomeo, a Rete 4, a Zona Bianca, a Diritto al Rovescio. Ebbene, mi sono scontrato un po' con tutti, in maniera civile naturalmente, mi sono scontrato con il professore Bassetti, mi sono scontrato con l'onorevole Ronzulli, con Pregliasco, con la giornalista Fusani, con Cecchi Paone, con tutti. Ma per che cosa? Io chiedevo semplicemente rispettare il diritto di quella gente. E veniva assolutamente zittito, deriso. Eppure avevo ragione. E non mi sono fermato, non mi potevo fermare, perché era in gioco la vita, la salute e la vita delle persone. E oggi, io oggi chiedo, ma come potete continuare ad ignorare che ci sono migliaia e migliaia di morti improvvise? Ci sono milioni nel mondo di persone che si sono viste alla salute completamente rovinata per aver aderito all'invito dei vari stati di sottoporsi a questo siero. Io ho fatto questa battaglia senza aver mai detto una sola volta, una sola parola contro il siero, lo definisco siero. No, ho detto che lo vuole fare alla mia stima, il mio apprezzamento, ma chi dice di no per i motivi che ho detto va rispettato, non va invece massacrato come è stato fatto. E oggi di queste morti non si parla. Di questi giovani che crollano all'improvviso, vengono trattati come fantasmi, nemmeno come bestie, perché lì c'è più rispetto per le bestie, come se queste persone non esistessero. Sono dei drammi che stanno devastando le famiglie, sono migliaia di famiglie che sono viste la vita rovinata, distrutta per sempre. Ed è qualcosa che si poteva evitare. Io avevo iniziato questa battaglia, me lo lasci ricordare, dottor Romero. All'inizio sono stato forse il primo in assoluto in Italia, all'indomani delle prime morti sospette. E parlo del marzo di 2 anni fa, esattamente 2 anni fa. Quanto morivano, chi se lo ricorda, il giovane militare Paternò, il giovane militare siciliano, o l'insegnante Augusto di Messina, chi se lo ricorda? Io quanto ho visto queste morti, così che all'improvviso, non ho certo aspettato l'esito delle autopsie, ho detto non è possibile, questi avevano fatto il siero da poco e sono morti in questo modo. E loro ho detto fermatevi, fermatevi. E quello che sto dicendo oggi a Telemia è documentato sul nostro profilo con gli innumerevoli interventi sulla verità e nelle poche emittenti come la vostra che hanno seguito la mia battaglia. È la testimonianza di quando io avessi ragione, io e quei pochissimi altri che ci siamo battuti. Quante tragedie avremmo potuto evitare? Quante? Se avessimo rispettato semplicemente il diritto delle persone. E non mettere di fronte ad una scelta, finire in mezzo ad una strada o farsi inoculare contro la loro volontà un siero sperimentale. Ecco perché oggi c'è in me tanta, tanta amarezza, ma anche mi consenta tanta rabbia civile, perché sono cose che avevo previsto, avevo denunciato e si potevano evitare, si potevano evitare. Io proprio l'altro ieri ho chiesto che si faccia adesso, ho richiesto per la verità perché sono 2 anni. Che si faccia chiarezza, si faccia piena luce sugli open day. Ve li ricordate gli open day? Di notte, i ragazzi che venivano portati in queste hub vaccinali e veniva regalato loro un panino, un gelato, una birra in piena notte per farli vaccinare. C'è stato un impazzimento totale ed è stato, mi creda, dottor Romi, è stata veramente la battaglia in assoluto più difficile, ma non c'è paragone con tutte le battaglie che ho fatto in oltre 30 anni. Perché era qualcosa di inaudito, qualcosa che io a volte avevo veramente difficoltà a credere che stesse, come dire, che fosse vero quello che stava accadendo. E invece era una drammatica realtà contro la quale a mani nude, contro tutti e tutti, abbiamo dovuto combattere. E oggi siamo qui a continuare stavolta per cercare di dare un aiuto alle persone che hanno avuto questi gravi problemi di salute. E soprattutto a cercare di prevenire che non accada mai più quello che è successo nel nostro paese e nel mondo. Che
che non accada mai più, come dice il dottor Corbelli, quello che è successo nel nostro paese e nel mondo. Purtroppo c'è stata una tragedia umana, per il semplice motivo che purtroppo chi non si vaccinava non poteva, ecco, integrarsi nel mondo del lavoro, dell'università, della scuola. Gli insegnanti stessi non avevano il diritto di poter accedere al proprio posto di lavoro, gli operai, i professori universitari, il centro, anche il personale sanitario, il sanitario, cioè, oltre a loro anche quello, oltre i medici, anche le forze dell'ordine e così via. Anzi, noi ringraziamo, il nostro ringraziamento a tutt'ora e non ci stancheremo mai di ringraziarli, le forze dell'ordine, i medici, che sono stati veramente loro gli angeli custodi, i nostri angeli, che ci hanno salvato la vita e che continuano a salvarci la vita, sia nelle strade, sia negli ospedali, come patologie, come lei stava spiegando. Si potevano evitare, sì, si potevano evitare, lasciando la libertà di scelta, come nel nostro paese l'abbiamo avuto sempre. La libertà di parola, di pensiero, di comportamento. Io non ho capito perché questo vincolo così forte, della vaccinazione obbligatoria. Dottore, lei forse non se la sarebbe mai aspettato che accadesse tutto questo dopo 30 anni di battaglie, che l'ha visto in primissimo piano, a combattere certi diritti. Eppure questo non se la sarebbe mai aspettato che accadesse e che dovesse fare ulteriore battaglia di questo genere. Purtroppo è accaduto, lei non si è perso d'animo, ma subito, fin dall'inizio, io l'ho seguita e per questo l'ho voluta stasera che lei facesse il suo intervento a Telemia per spiegare questa tragedia umana, sia quello che è successo a Cutro e quello che sta succedendo in tutto il mondo, queste vite umane che vanno e che vengono, ecco, tragicamente non aiutati, dai governi, dai nostri uomini politici che ci governano. Si poteva evitare, sì, non sappiamo, c'è la magistratura che sta indagando su Cutro e fa bene, a pochi passi, a poca miglia della spiaggia. Non è stato possibile salvare quel barcone e che si poteva benissimo salvare. Allora io dico, dottore, a lei, che è un grande esperto di diritti civili, cosa può fare un suggerimento, al governo, cosa può fare affinché che vengano, ecco, veramente, arrestate queste tragedie che noi stiamo purtroppo, vivendo e ascoltando e vedendo. Il dottor Romeo, lei ha fatto un'associazione che io condivido e mi riferisco a mettere insieme la tragedia di Cutro con la tragedia altrettanto immane delle morti improvvise, delle vittime che stiamo registrando in Italia e nel mondo, perché è un'unica grande tragedia, è un'unica grande tragedia. E allora, così come per Cutro, si deve in modo assoluto. Non ci deve essere una sola ragione che possa giustificare, tra virgolette, un mancato intervento. Bisogna partire da questo. C'è un barcone in difficoltà, si interviene, si salvano le persone. Poi si accertano le responsabilità dell'Europa, di chi ha il compito di intervenire, dei vari organismi. Intanto si salvano le persone. Deve essere questo l'imperativo categorico. Non ci dovrà essere mai più, neanche uno solo, che perda la vita su questi barconi. Poi si dovrà vedere, certamente, come fare per cercare di scongiurare queste partenze. Ma scongiurare queste partenze non significa abbandonare questa gente, magari anche sull'altra tratta, nelle carceri, lagere libiche, o lasciarle lì morire negli altrettanti invernali luoghi dell'Asia, penso all'ultima imbarcazione che è arrivata dall'Afghanistan e da altre nazioni. E allora bisogna aiutarle, ma
non dimenticando mai che l'obiettivo numero uno deve essere salvare tutte le vite umane. Bisogna partire da questo. Ogni governo, al di là del colore politico, io non appartengo a nessun colore politico, per cui le nostre sono battaglie, come dicevo lei, a difesa dei diritti. E il diritto umano, l'assoluto numero uno, è quello della vita. E basta andare. Ed è questo il primo obiettivo. Andando poi all'altra tragedia che noi stiamo ancora vivendo e che non so per quanto tempo vivremo ancora. Si poteva evitare, ma certamente che si poteva evitare. Noi siamo stati tenuti all'oscuro. Io lo vorrei dire, dottor Romeo, a lei, ai telespettatori di Telemedia. Il paese, il mondo è stato tenuto all'oscuro. Basta vedere adesso cosa sta emergendo dalle carte processuali, non ipotesi investigative. Sono atti ufficiali dell'inchiesta della Procura di Genova, di quel verminaio che era diventato il Ministero della Salute, delle accuse gravissime che si scambiano sottosegretari, funzionari, direttori generali, portavoce, è qualcosa di allucinante. E quella gente lì era poi quella che prendeva le decisioni insieme ad alcuni cosiddetti esperti, cosiddetti tra virgolette, metto le virgolette, scienziati. Sulla base di quali dati? Quali erano i dati che i due colossi farmaceutici avevano fornito per imporre una vaccinazione obbligatoria di massa al mondo intero? Quali erano i test che avevano fatto? Dove erano le verifiche sull'efficacia e sulla sicurezza? Dove erano? Ecco perché io continuavo a gridare e a dire e a parlare di siero sperimentale. Venivo aggredito per questo, venivo deriso perché parlavo di un siero sperimentale. Altro che sperimentale, era un siero anche che si è rivelato purtroppo dannoso e letale in tantissimi casi. E ripeto ancora una volta, per evitare ogni equivoco, io non è che, e l'ho ribadito, sia contro i vaccini, ma ci mancherebbe altro. Noi tutti abbiamo fatto tutti i vaccini, tutti, ma questo non potevamo definirlo un vaccino. Noi eravamo di fronte ad un esperimento, e quell'esperimento, quando io mi sono accorto che produceva i primi morti, ho detto fermatevi, fermatevi in nome di Dio, questo ho detto, e lì ci sono tanti posti nel nostro profilo Facebook, altrimenti sarà una strage immane. Era la fine di marzo, 2 anni fa, io su Facebook facevo questo appello, e poi citavo studi, riportavo uno studio che era stato reso noto non dall'ultimo giornaletto, ma dal New York Times. Il 31 maggio io uscivo su Gazzetta del Sud un articolo che fece oltre 13.000 condivisioni, e forse grazie a Dio avrà contribuito a salvare chissà quanti tanti, chissà quanti giovani. E dicevo che cosa? Guardate che c'è questo studio che dice che il siero produce la miocardite, l'infiammazione del muscolo cardiaco negli adolescenti. Fermatevi, dicevo. Fermatevi, è lì quell'articolo, non è che si cancellano adesso le cose. Eravamo nel maggio del 2021, 2 anni fa. Se si fossero fermati e non avessero poi continuato con quelle folle iniziative come gli Open Day, quanti giovani avremmo salvato? Quanti? È la domanda che io pongo oggi. Ed è il motivo della mia rabbia civile. Non le dico oggi, le dicevo 2 anni fa, quando da solo chiedevo di fermare per alcune fasce di età l'inoculazione di questo siero. Ho detto, per non ricordare la vicenda assurda di AstraZeneca, che prima veniva indicato per una fascia di età, poi non va bene quella, né, va bene un'altra, poi si ritornava sulla prima, poi sui giovani, poi sugli anziani. Ma siamo impazziti, io gli dicevo. E oggi siamo qui a registrare, minuto per minuto, dottor Romeo, le morti improvvise. Io con grande senso di responsabilità, come ho scritto, sto evitando di riportarle, ma oramai sono lì, oramai le TV, grazie a Dio la TV locale e i social, danno notizie di quello che sta accadendo. Non si può nascondere questa realtà drammatica, bisogna prenderne atto. Ed ecco perché continuo ad insistere, lo ribadisco anche questa sera, date le mie, bisogna adesso considerare qual è la drammatica emergenza. E la drammatica emergenza è quella di aiutare le persone danneggiate dal siero,
va istituita subito una task force, vanno fatte delle ricerche, vanno date delle cure adeguate. Io posso anticipare che sì, in Germania, anche in Italia, il professor Mantovani, per essere precisi, stanno lavorando su questo. E allora che si faccia questa iniziativa comune a livello mondiale per dare aiuto, non ignorare questa povera gente dopo che le si è portata, anzi è stata ricattata, costretta a farsi inoculare questo siero sperimentale. E questa è la battaglia che ho fatto. Era una battaglia ingiusta? Era una battaglia folle? O era una battaglia sensata, una battaglia umana che andava in un'unica direzione, quella di salvaguardare la salute e la vita delle persone, a prescindere dai diritti? Ecco, queste, con queste domande che hanno già in sé la risposta, dottor Romeo, io credo che si possa spiegare il perché di questa battaglia di diritti civili che va avanti, mi creda, ininterrottamente. Non c'è un giorno che io non sia impegnato da 2 anni a questa parte, tutti i giorni, per questa battaglia, per rispondere alle centinaia di messaggi che ricevo da ogni parte del paese, di gente disperata, ieri, come lo è anche oggi, per quello che ha subito. Dottor Corbelli, poi ritorniamo di questo, ecco, ne parleremo poi più avanti. Voglio ricordare ai telespettatori che lei è stato anche un esempio della battaglia del diritto del caso Enzo Tortora. Ultimamente il suo anniversario è stato riportato, è stato festeggiato dopo tanti anni, dopo quasi 40 anni di questo caso veramente che ha colpito tutta l'umanità, che sono stati, ecco, negati i suoi diritti, che è stato come è stato, ecco, trattato. Ci vuole spiegare lei, dottore, il caso Enzo Tortora e la sua battaglia personale? La ringrazio anche per questa opportunità. Io ero un giovane collega, allora, da poco iscritto all'Albo dei Pubblicisti, ed ero stato iscritto all'Albo dei Pubblicisti proprio grazie a quella collaborazione che ha ricordato lei prima col giornale L'Occhio. Ero corrispondente, collaboratore dalla Calabria, e riuscì ad ottenere questa iscrizione. Ebbene, una delle primissime battaglie era il novembre del 1985. Novembre 1985 veniva commesso questo crimine contro Enzo Tortora, arrestato, manette ai polsi, mostrato davanti alle telecamere, portato in carcere sulla base delle accuse di un pentito, di un pazzo, bugiardo, pentito. Bene, io non ho esitato un attimo. E ricordo che uscii proprio, allora ero un giovane giornalista, uscii con il mio giornale che dirigevo, che si chiamava Contro, era un periodico, un quindicinale, uscii proprio con una pagina intera dedicata al, tra virgolette, compagno Tortora, e con l'invito, allora Enzo Tortora era stato eletto eurodeputato con un partito radicale, ebbene dicevo, compagno Tortora, non ti dimettere. Non può l'accusa di un pentito rappresentare una prova, e non è certo disonore che tu continui in mezzo alla gente, nel Parlamento, la tua battaglia. Ecco, rivolsi questo invito, una pagina intera, ma in quel momento, come lei ricorderà e come tanti telespettatori di una certa età ricorderanno, Enzo Tortora era per tutti il colpevole, era il mostro da sbattere in prima pagina. Anche in quel caso il mio garantismo inizia proprio con questa battaglia, un garantismo che è nient'altro che la difesa dei diritti delle persone, e il diritto alla presunzione di innocenza che ho fatto valere per Enzo Tortora, l'ho poi in seguito fatto valere per centinaia di altri individui, personaggi noti e personaggi soprattutto meno noti, tanti poveri cristi ingiustamente perseguiti, arrestati, processati e poi assolti, tanti di loro anche gravemente malati. Ecco, da quella vicenda di Enzo Tortora è iniziata la mia storia garantista, siamo al 1985 ed è continuata ininterrottamente fino ad oggi. Magari negli ultimi 3 anni la vicenda della pandemia mi ha fatto impegnare di meno rispetto a questa battaglia sulla giustizia, ma sia chiara una cosa,
che resta anche quello un obiettivo prioritario di un paese civile. Garantire una giustizia giusta, difendere i diritti dei cittadini ed essere contro sempre ogni forma di giustizialismo, di processi sommari, che sono la negazione della civiltà di ogni paese. Dottore, lei anche ha fatto una battaglia contro la TV spazzatura di questi, ecco, di queste personalità che andavano in televisione. Riconosco che ho fatto un errore, ma lo dirò dopo che lei finisce la domanda. Sì, allora sì, è vero, ha anche andato contro Vittorio Sgarbi, che oggi so che ha una grande amicizia, che poi dopo di quella vicenda, di quella battaglia che lei ha fatto personalmente, Vittorio Sgarbi in televisione, come spiegava le sue opere d'arte, e lei si è scagliato contro, e poi so che adesso c'è un'amicizia che va oltre un ventennio, perché ecco, anche lui stesso l'ha appoggiato in qualche battaglia sui diritti negati ai cittadini. Infatti so che si sente spesso con lui, e dove vi consigliate a vicenda come intraprendere, insomma, ecco, queste battaglie che ci salvaguardate, e meno male che ci sono, c'è questa voce, che esiste questa voce, specialmente da ceto debole, medio, che non ha la possibilità di poter esprimere le proprie battaglie, le proprie vicende personali. E tramite la sua voce di diritti civili, che lei rappresenta, dottore, dà voce a quelle persone che oggi vengono emarginate e che sono state sempre emarginate. Ecco, io la chiedo scusa, l'avevo un attimo interrotto, perché è una cosa anche da un punto di vista, se vogliamo, un po' per drammatizzare un momento simpatica, perché è vero, io intanto è inutile ribadire quale rapporto di amicizia fraterna, di affetto mi lega a Vittorio Sgarbi, lo sanno tutti, quindi voglio dire, è inutile anche ribadire. Ma come nasce questa grande, indissolubile amicizia con lui, con la famiglia, con i suoi genitori che non ci sono più purtroppo, Papa Giuseppe e la mitica signora Rina? Nasce da una mia battaglia che feci allora, però sbagliando. In questo caso, la persona onesta deve riconoscere che era contro la TV cosiddetta spazzatura. E allora io presi di mira in quel momento, anni 90, primi anni 90, presi di mira Giuliano Ferrari e Vittorio Sgarbi per le sue partecipazioni, le lite lì al Maurizio Costanzo. Da lì addirittura si arrivò poi a fare anche un collegamento. Io ero direttore di Radio Sound in quel momento, e il programma proprio di e Giuliano Ferrara si collegò con noi, con gli ospiti in studio Vittorio Sgarbi e Roberto D'Agostino, che era la famosa puntata dello schiaffo, se ricorda, dottor Romeo, di D'Agostino a Sgarbi, la lite, diciamo così. Comunque, noi eravamo collegati dallo studio proprio di Cosenza. Io mi accorsi quando ho iniziato a vedere che Sgarbi non era quel personaggio che veniva dipinto, come dire, un po' polemista sempre e comunque, ma era soprattutto un politico, perché iniziava la sua attività politica e venne eletto nel Partito Liberale allora, ma era un politico che era molto impegnato sul tema dei diritti civili, che era un politico che era un vero garantista. Allora in quel momento mi sono accorto di quale gravissimo errore avessi commesso, e l'ho chiamato per chiedere anche scusa a Sgarbi. Ebbene, da quella telefonata ci fu il suo invito. Lui conduceva allora, tutti lo ricorderanno, la famosa trasmissione su Canale 5, Sgarbi Quotidiano. Ebbene, mi chiamò, mi invitò a Roma, lì negli studi, mi presentò al suo pubblico. Da quel momento mi chiese di collaborare con lui e divenne in quel momento suo capo ufficio stampa, addetto stampa, e collaboratore in Parlamento. Ebbene, da quel momento è iniziata una collaborazione che non si è mai interrotta.
Lei ha detto che ha collaborato con me. Sgarbi è stato impegnato con me in prima fila per straordinarie battaglie civili. Insieme a Sgarbi abbiamo manifestato davanti al carcere di Poggio Reale, al carcere del Lucertone e di Palermo. Abbiamo fatto manifestazioni a Roma. Abbiamo combattuto straordinarie e importanti battaglie garantiste, ribadisco garantiste, a difesa dei diritti e soprattutto abbiamo cercato di dare aiuto a tante persone che si rivolgevano a Sgarbi, così come si rivolgevano a diritti civili. E insieme, a proposito di diritti civili, abbiamo poi fondato, abbiamo costituito nel giugno del 1995 il Movimento Diritti Civili. Ebbene, io ne sono stato certamente il promotore, ma cofondatore del Movimento Diritti Civili è stato Vittorio Sgarbi. E lo ha ricordato lui con un video molto bello che poi mi ha mandato 2 anni fa, che io ho pubblicato anche, dove ha ricordato, ha visto tutte le battaglie che abbiamo fatto e ha voluto ricordare questi anni bellissimi, meravigliosi che abbiamo trascorso insieme sul campo di battaglie. Usiamo questo termine che si addice a quello che abbiamo fatto. Ecco, questo è il legame che io ho con Sgarbi. Ed è qualcosa che poi anche in politica siamo stati candidati insieme in Calabria nelle elezioni politiche del 1996 ed è qualcosa che, ne ripeto, è qualcosa di profondo, non so come altro spiegarla. Ecco, per me Sgarbi resta un riferimento non sicuro, un riferimento assoluto nella mia vita per qualsiasi iniziativa, per qualsiasi battaglia. E Sgarbi sa che potrà sempre contare sull'amico, fratello Orbelli per qualsiasi sua iniziativa. Ecco, questo è il rapporto che ci lega e ci legherà per il resto della nostra vita. Leggendo le sue battaglie, dottore, sono andata a curiosare un pochino. Nel 1998 lei presenta un esposto contro il procuratore americano, Starr, contro Monica Lewinsky, sulla relazione alla vicenda denominata Settegat. Ci vuole spiegare, perché ha fatto questo esposto al procuratore americano, contro Monica Lewinsky? Beh, io devo, anche in questo caso, bisogna ritornare un po' indietro nel tempo e rendersi conto che ad una certa età forse si è convinti magari di lottare contro tutti, contro qualsiasi cosa che si ritenga un'ingiustizia. E in quella mia prima fase iniziale, diciamo, del mio impegno, ero portato un po' a fare anche denunce che, se viste oggi, sinceramente, me le sarei risparmiate, ma senza alcun dubbio. Ma questo perché? Perché in quel momento, voglio dire, essere promotore di un movimento, leader dei diritti civili, e chiudere gli occhi di fronte anche a quelli che erano, diciamo, episodi, non certamente importanti come altre vicende che poi ho affrontato, mi sembrava quasi come un'omissione da parte mia. Allora ho voluto fare questa denuncia per chiedere che, voglio dire, ci sia rispetto anche e soprattutto che si accertino le responsabilità anche in quella famosa oramai vicenda di Monica, di questa ex collaboratrice del presidente, l'ex presidente Clinton. È una delle tante mie denunce, ma ce ne sono centinaia per la verità, per i motivi che ho detto, perché in quegli anni magari si pensava di combattere contro tutti e tutto, e invece poi, andando avanti con la maturità, con l'esperienza, ho capito che le battaglie vanno invece concentrate, soprattutto vanno perseguite quelle che si ritiene che siano fondamentali, che siano quelle più urgenti, che siano quelle di interesse pubblico e che soprattutto siano di utilità per la gente. E allora ho messo da parte poi, al passare degli anni, queste iniziative un po', diciamo, meno importanti. Ho concentrato la mia attenzione sui migranti, ho concentrato la mia attenzione sul dramma delle carceri. Io non so se hai avuto modo di vedere anche l'intervista che fece al sottoscritto New York Times nel 95, proprio per le mie battaglie sul dramma delle carceri, che non è certamente cancellato oggi purtroppo, ma che continua. Ebbene, io nel 95 feci tante iniziative,
davanti alle carceri, a Catanzaro, nella nostra regione, a Roma, Palermo e Bari, dovunque diciamo, proprio per portare l'attenzione su questo dramma. E il corrispondente del New York Times fece questa inchiesta sulle carceri e sentì anche con questa intervista il sottoscritto. Questo per dire che da col passare degli anni, poi, dalla denuncia contro la collaboratrice dell'ex presidente Clinton, si è passate alle tematiche più drammatiche, più importanti, come ho ricordato, i migranti, il dramma delle carceri. Non parliamo poi di quelle vicende umane singole, se vogliamo, i bambini ciechi, come dire, tolte dall'attenta vergogna di Cosenza. Parlo dei fratellini serbi Marco e Branko, fatti operare a Bologna. Oggi li aiuto esattamente dal 2001, oggi siamo al 2023, sono 22 anni. Ora questi due ex bambini sono giovanotti, anzi giovani, bardi giovani, uno si è anche sposato nei giorni scorsi, Marco. Ebbene, dicevo, li ho tolti dalla tenta vergogna, erano ciechi, andavano ai semafori lì all'ingresso di Cosenza, davanti a Bagnolissa, a chiedere l'elemosina. Io ho saputo di questa storia, sono andato, ho chiesto al sindaco allora di Rente, che era Sandro Principe, di aiutarmi, mi ha messo a disposizione gratuitamente un appartamento nel centro storico. Abbiamo prelevati, fine giugno 2001, questi due bambini, la sua famiglia, il papà Andrej, li abbiamo portati a Rente e sono lì esattamente da 22 anni. E lì in questi 22 anni li ho fatti operare più volte a Bologna. Abbiamo salvato la vista almeno di un occhio di uno dei due fratellini, l'altro purtroppo è rimasto con la cecità assoluta, ma mi auguro che ci sia un miracolo in futuro. Li ho fatti studiare, scrivere a scuola, oggi si sono diplomati, uno si è sposato e come hanno un problema mi chiamano, intervengo, chiamo il sindaco perché la casa è stata mantenuta anche, bisogna essere onesti, dai successori di Principe come l'attuale sindaco Manna che l'ha confermata e che è una delle mille storie, delle mille battaglie. Ecco, poi ho concentrato per fortuna negli ultimi 25 anni il mio impegno su queste vicende umane. Dottor Corbelli, ci sarà un altro Corbelli? Questa è una bella domanda che sinceramente è la prima volta che mi viene fatta, quindi la faccio da questo punto di vista anche, c'è la mia sorpresa, ma anche i complimenti per questa domanda perché mi mette un po'. È difficile che io sia in difficoltà davanti alla mia domanda. Lei ci è riuscita, quindi complimenti per questo. Io mi auguro sinceramente che non ci sia bisogno, ecco, che non ci sia bisogno che un giovane sacrifichi, che ho fatto tanti, tanti sacrifici, un po' la propria vita privata, per difendere i diritti violati delle persone. Ecco, mi auguro che ci sia un mondo più giusto, che ci sia un mondo dove ci sia il rispetto della dignità umana, il rispetto dei diritti, che non ci siano più ricatti, obblighi, che non ci siano le persone che per una libera scelta vengano massacrate, distrutte. Ecco, un mondo diverso, un mondo dove le persone possono da sole far valere i propri diritti e non ci sia bisogno di un paladino che cartelli al collo, vada davanti alle carceri, tribunale, che occupi il Parlamento, che faccia lo sciopero della fame per difendere questi diritti. Ecco, mi auguro che non ci sia. Ed è quello che dico anche, onestamente, dottor Romeo, al mio nipote Francesco Corbelli, che mi segue naturalmente, ho detto, mi auguro che non ci sia bisogno, che tu continui con questo cognome un po', diciamo, pesante che ti porti in futuro le battaglie di tuo zio quando non ci sarà più. Ecco, mi auguro che non ci sia bisogno, che li continui magari lui queste battaglie. Dottore, il nostro tempo a disposizione è terminato. Io la ringrazio per la sua partecipazione a Telemia, al programma 60 News, trasmesso sul canale 76 del Digitale Terrestre. Rimanete sintonizzati sulla nostra rete che proseguiranno i nostri programmi, oppure se avete voglia potete seguirli anche sui social, su Facebook e su YouTube o sulla nostra app. Noi torniamo Grazie. domani, sempre alla stessa ora, alle ore 19, sempre sulla stessa rete e sempre sullo stesso canale. Grazie, dottor Corbelli, per la sua partecipazione. La ringrazio molto, dottor Romeo, di questa opportunità e un saluto naturalmente ai telespettatori. Grazie a lei, dottore, ai telespettatori di Telemia e alla regia.
di Ilario Chiera, che ci ha sopportato in questa ora di trasmissione. A voi telespettatori un arrivederci, a vederci domani sempre allo stesso orario, ore 19. Questo programma è presentato da...